ricco, dal titolo Senza asilo, saggi sulla violenza politica. Vabbè, da subito ringraziamo presenti Gianluca Bonaiuti, curatore dell'opera, Sandro Mentana, che quindi ormai è ospite fisso, possiamo dire, nelle nostre presentazioni, che molto spesso ha costruito assieme a noi questi eventi, Federico Tomasello, che ha, come dire, curato una parte, uno degli autori di questo volume, che, come dire, quando ci ha proposto la presentazione di questo testo, al di là del fatto, insomma, che fa parte di questo spazio, ha colto l'occasione per costruire un ambito di discussione come poi spesso avviene dentro queste serate, dentro questi eventi. Io cercherò di essere brevissimo. Penso che, come, l'occasione sia ghiotta, visto che c'è il curatore, per magari capire qual è stato il motivo così che ha spinto a raccogliere tanti interventi, perché sono, se non sbaglio, 10-11 interventi, anche molto così eterogenei tra di loro, quindi sarebbe interessante capire se c'è qual è stata così la traccia che ha spinto alla scelta dei testi, qual è stato anche il motivo per pubblicare un volume così denso, così fitto sul concetto di violenza, in particolare di violenza politica. E poi vorrei partire dall'introduzione scritta appunto da Gianluca per porgli due brevissime questioni che possono essere la traccia per il dibattito, ma come spesso accade poi qui, quindi il microfono rimbalza molto, no, tra noi, voi, insomma, senza stare anche a fare troppe distinzioni. E quindi, insomma, si creano spesso una discussione, domande, spero che, insomma, rimaniamo dentro questa tradizione. E vabbè, la domanda, i due punti che volevo così porre un po' all'attenzione del curatore sono molto brevi, partono in realtà, il primo, dalle ultime pagine dell'introduzione, no? In realtà dall'ultimo capoverso, in cui viene spiegato perché si sceglie il titolo Senza asilo. L'idea è quella, come dire, di relazionarsi alla realtà e di capire che non esiste più un luogo sicuro, un luogo, come dire, dentro il quale siamo intangibili, che la violenza molto spesso, anche guardando l'esperienza del secolo appena trascorso, ha eroso tutti i limiti di sicurezza, ha, come dire, permeato la vita di tutti, a partire dalla differenza dei luoghi, delle esperienze, però è, come dire, un elemento trasversale che appunto permea la vita di tutti. Allora, senza asilo significa proprio capire che l'elemento della violenza fa parte ormai della vita di tutti e che è impensabile scavarsi una nicchia sicura, e che addirittura l'asilo, quando era una figura o un luogo, se possiamo, un non luogo, come viene spesso definito, di sicurezza, viene riscritto dentro alla politica moderna come luogo di ridisciplinamento, come luogo di appunto che non garantisce più una sicurezza, ma che anzi, dove i soggetti vengono molto spesso, al solito viene fatta violenza. Allora, la mia domanda, come dire, a partire da questo è molto semplice, e in sostanza è questa: non c'è il rischio, come dire, di alimentare così una visione un po', la metto così, per dire, paranoica della violenza, se la vediamo solo come elemento che sta fuori di noi, soprattutto come elemento che subiamo e non proviamo a ragionarne anche in termini così attivi, dove attivi non significa, come dire, dare la violenza per scontato, ma considerarla come una componente dell'agire politico. In realtà nell'introduzione viene anche così ricordato, proprio nelle ultime righe dell'introduzione, questa riscrittura della parola violenza dentro a un pericolo, che è quello appunto della paranoia e dell'apocalisse, no, che vediamo in ogni angolo. Allora, forse la questione è quella di capire come il tema dell'incontro, il tema appunto delle relazioni, debba tener conto di questo, ma contemporaneamente appunto non c'è rischio che si schiacci troppo su questa paranoia, su questa violenza subita e mai praticata. E poi, molto brevemente, in una delle pagine dell'introduzione si dà una definizione molto bella, come dire, della violenza come elemento che semplifica, che appunto riduce, e che da subito introduce l'elemento così manicheo dell'amico nemico, del dentro e del fuori, no? Allora, molto spesso la violenza, se guardiamo i fenomeni politici, è quello che permette di far parte di un fenomeno ma non di capirlo, è quello che permette, come dire, di agire ma di schiacciare su due polarità, dentro e fuori, la dialettica della guerra. Allora, a partire da questo non possiamo però
far finta che la violenza non esista, non, appunto di nuovo, la violenza fa parte dei comportamenti politici dell'uomo, il rischio è quello di non capire grandi svolti storici, grandi eventi, non a caso poi nel testo addirittura un saggio si concentra solo sulla rivoluzione francese, no? E quindi la componente violenta di quell'evento mi sembra appunto evidente. Perché dico questo? Perché mi è piaciuta molto questa polarità, cioè da una parte la violenza come semplificazione ma l'impossibilità di espellerla. Perché recentemente dentro questo spazio ci è capitato di riflettere sulle pratiche, a partire anche da cosa significa pratica di militanza, ci è capitato di riflettere sul tema delle relazioni e di come le relazioni possono diventare violente. E una cosa che ci ha aiutato molto a, da una parte, squalificare il discorso della guerra, dell'amico nemico e del dentro e fuori, no? Da squalificare la violenza come elemento semplificatore, ma dall'altra nel riqualificarlo anche come pratica politica, è stato confrontarsi con la riflessione di genere, con chi appunto da lungo tempo in questa città affronta la tematica del genere. E quindi la mia domanda è proprio questa: riusciamo così ad arricchire il punto di vista sulla violenza e perché no magari anche in un secondo volume, tenendo dentro anche il discorso del genere, per dirla molto schiettamente, cioè oltre, come veniva ricordato, no, nell'introduzione, oltre al discorso della classe, della razza, dell'etnia, con tutta la precauzione che questi termini devono avere, riusciamo a inglobare anche il discorso del genere? Noi, come dire, come spazio sociale, lo dico soggettivamente, ma non come appunto singolo, ma come realtà, dentro il discorso di genere abbiamo trovato una grandissima ricchezza. E quindi magari proprio è il genere che ci aiuta, no, a capire come la violenza non possa essere schiacciata su una polarità dentro fuori, ma debba essere riqualificata dentro un discorso che vede atteggiamenti che in primis non ci possono apparire politici, ma che sono molto politici e che non possono essere squalificati per comprendere la realtà che ci circonda. Ora, non so se Fede voleva dire qualcosa o magari poi... Sì, volentieri, però io mi trovo un pochino in imbarazzo per una ragione banale, diversa da quella che puoi pensare, per il fatto che le due domande che volevo porti sono le stesse che ti ha posto. Ho con me degli appunti, quindi potete ho gli appunti, stavo leggendo, quindi li potete consultare. Nell'articolo magari diversamente da come le ha articolate Leo, credo intanto che ci sia da dire che una delle condizioni fondamentali per riflettere sulla violenza oggi sia mettere sotto il riflettore analitico il suo regime di visibilità. E questa è una cosa che Gianluca fa molto bene nell'introduzione, ed è ripresa anche da alcuni degli autori del volume. Regime di visibilità della violenza vuol dire delle cose molto banali: che cosa vediamo e che cosa non vediamo, che cosa ci viene fatto vedere e che cosa non ci viene fatto vedere. Siamo in qualche modo obbligati, scrive Gianluca riprendendo il titolo di un libro di George Steiner, a dare una sbirciatina quotidiana nel castello di Barba Blu quando, che so, il TG1 porta a porta ci propongono ossessivamente i servizi e i dibattiti su quello che è accaduto ad Aretrana, su Erika e Omar, su questi casi tanto più esibibili in quanto presentabili come non suscettibili di spiegazione razionale, e al tempo stesso ci sono evidentemente delle forme di violenza che si riproducono anche se non soprattutto sulla base del fatto che sono sottratte alla visibilità.
i lager per i migranti che sono posti all'estrema periferia delle città, sono soltanto un esempio di questi processi di invisibilizzazione che sono costitutivi dell'esercizio quotidiano, condizioni dell'esercizio quotidiano di violenza. Quindi questo è un primo punto che credo che sia importante sottolineare, perché naturalmente il regime di visibilità è un regime che si regge su un insieme di rapporti di forza e contemporaneamente contribuisce a riprodurre questi rapporti. D'altro canto, pensare alla violenza ci pone di fronte a una questione evidentemente molto complessa, per dirla con un eufemismo. Che cos'è la violenza? Domandiamoci che cos'è la violenza. Conosciamo la violenza per riprendere i riferimenti di Leo alle pratiche di militanza nella forma ad esempio di una carica della polizia. La riconosciamo quando leggiamo sul giornale che un ragazzo è stato pestato a morte in una questura. Due esempi proprio classici di violenza del potere. Ma quando leggiamo le statistiche sui suicidi in carcere, stiamo ancora incontrando la stessa violenza? Mettiamola diversamente, e riprendo un altro spunto di Leo. Una ragazza che torna a casa la sera e viene brutalmente stuprata in un parco è certo vittima di violenza, ma un'altra ragazza che attraversando la città di notte ha un attacco di panico perché teme di essere stuprata è anch'essa vittima della stessa violenza? Il migrante che viene pestato da un poliziotto subisce violenza, ma quello che muore in un naufragio nel canale di Sicilia? L'imprenditore, il sorvegliante, il caporale che bastonano un lavoratore esercitano certamente violenza. Ma cosa dire dei trader che muovono miliardi sui mercati finanziari globali con effetti sui prezzi dei generi alimentari che alzano bruscamente le statistiche dei morti per fame ai quattro angoli del pianeta? E che cosa dire, per riprendere un'espressione di Bruno Accarino, su cui varrebbe la pena di soffermarsi, è uno degli autori del volume, e che dire dei vecchi e nuovi scarsificatori, produttori di scarsità, che magari scoppiano in lacrime quando devono pronunciare la parola sacrificio in una conferenza stampa. Ora, è evidente che qui, da qualche esempio che ho raccolto in modo rapido, ovviamente un po' casuale, si pone un problema enorme. La differenza, ma anche i rapporti, tra la violenza soggettivamente esercitata e la violenza che Etienne Balibar, uno dei filosofi che si è confrontati più seriamente con questo tema negli ultimi anni, definisce violenza oggettiva, violenza strutturale, violenza incardinata nei rapporti sociali. D'altro canto, anche se prendiamo la prima, cioè la violenza soggettivamente esercitata, è ovvio che pure questa conosce molte varianti, per dirla anche qui in breve e non prendendo troppo le distanze dalle pratiche di militanza. La violenza della polizia in piazza è la stessa del manifestante che lancia una pietra o una molotov per resistere. È chiaro che a questa domanda io di istinto non ho molte difficoltà a rispondere, anche perché in una posizione mi sono trovato spesso, nell'altra non mi sono trovato mai. Però se la prendiamo seriamente questa domanda, è chiaro che ci pone una serie di problemi. Una serie di problemi che per esempio sono stati ampiamente sviluppati all'interno delle diverse tradizioni della non violenza, del pensiero della non violenza. E mi pare che uno degli elementi che stanno sullo sfondo
di questo libro sia anche il dibattito davvero poco produttivo, secondo me, che a un certo punto è stato aperto in Italia da un signore che si chiama Fausto Bertinotti, che da un giorno all'altro, insomma, ha scoperto questa sua vocazione per la non violenza, che mi sembra un po', insomma, della stessa pasta altrettanto seria della vocazione per la rivolta che questo stesso signore ha scoperto qualche mese fa. Ora, è evidente che tutti questi sono problemi che ho cercato di porre in modo molto poco elaborato dal punto di vista concettuale, ma di cui tutti ci rendiamo conto che potrebbero essere a lungo sviluppati nella discussione di questa sera, ad esempio, anche in termini filosofici. C'è un punto che Gianluca formula in modo molto efficace all'interno delle pagine introduttive al volume e che ci dà un po' anche una chiave per leggere i diversi capitoli che lo compongono. Gianluca si sofferma sulle espressioni paradossali e sui tratti aporetici, cioè contraddittori, diciamo in termini più comprensibili, anche se non è proprio la stessa cosa, facciamo finta che lo sia, della riflessione filosofica e soprattutto filosofico-politica sulla violenza. È un problema che conosce molte metamorfosi, non solo nella modernità, ma che nella modernità si pone in termini particolarmente radicali, perché in fondo la modernità dal punto di vista politico è inaugurata dal progetto di eliminare la violenza dai rapporti sociali. Pensate a Thomas Hobbes, metà del 600, la condizione naturale dell'umanità è una condizione segnata dall'ubiquità della violenza, dalla guerra di tutti contro tutti. Questo è il problema che Hobbes si incarica di risolvere attraverso la costruzione di quello Stato che tendenzialmente elimina la violenza dalla vita associata degli uomini e comunque la neutralizza, immunizza la convivenza associata tra gli uomini dalla violenza. Ora, è evidente poi che questo progetto di eliminazione della violenza dalla società, dalla politica, dalla storia, conosce moltissime manifestazioni. Pensate appunto alla guerra per porre fine a tutte le guerre. Ed è altrettanto evidente che questo progetto di eliminazione della violenza dalla società, dalla politica, dalla storia può nutrire e ha nutrito, legittimandolo, l'esercizio della violenza nelle sue forme più assolute. Quindi qui troviamo appunto un carattere paradossale della riflessione filosofico-politica, in particolare nella modernità, sulla violenza. A me pare che sia da interpretare in questi termini l'aggettivo politica associato alla violenza nel sottotitolo di questo libro. Saggi sulla violenza politica vuol dire fondamentalmente saggi su questo problema filosofico-politico posto nella modernità attorno alla violenza. Nel libro trovate anche riflessioni su una violenza che difficilmente si potrebbe definire politica, ad esempio sui gruppi ultras negli stadi,
ma quello che rende queste analisi pertinenti dal punto di vista del disegno complessivo del volume è precisamente il fatto che continuano a interrogarsi su questo problema che chiamiamo, per capirci, per semplicità, filosofico-politico, posto dalla violenza nella modernità. D'altro canto, la modernità politica ha prodotto una infinita serie di dispositivi di immunizzazione e neutralizzazione della violenza, non soltanto il Leviatano di Hobbes. Per fare soltanto pochi esempi, possono essere considerati anche da questo punto di vista, cioè come dispositivi di immunizzazione, neutralizzazione della violenza, che sono stato di diritto, le diverse modalità di espressione della legittimazione e della legittimità del potere. Quando la violenza è legittima, in qualche modo pretende di essere un'altra cosa. Ma lo stesso vale per la rappresentanza, per la rappresentanza politica, per i molti tentativi che sono stati fatti dal punto di vista giuridico di mettere in forma la guerra, come diceva Carl Schmitt. Lo stesso vale per il denaro, e il saggio di Bruno Accarino in questo libro, per quanto come sempre sia un saggio di lettura piuttosto impegnativa, credo che ci dia alcune chiavi piuttosto interessanti per leggere anche dinamiche che ci riguardano nell'attualità più stretta. Un altro, l'ultimo istituto che possiamo considerare anche come dispositivo di immunizzazione e neutralizzazione della violenza è sicuramente il confine. E c'è un saggio in questo libro, di cui eventualmente poi possiamo parlare un pochino più diffusamente, di Alessandro Simoncini, che in modo estremamente efficace coglie questa dimensione dell'istituto del confine, per mostrarne però in modo altrettanto efficace subito dopo la crisi nella contemporaneità. E in fondo, a proposito di questi dispositivi, si deve intanto dire che ciascuno di essi ha contribuito a produrre e a riprodurre il proprio rovescio, ha conosciuto il proprio scacco nel tentativo di neutralizzare, immunizzare la violenza. Ma il punto fondamentale è che oggi questi dispositivi di immunizzazione, neutralizzazione della violenza, i dispositivi politici, giuridici, ma in fondo anche antropologici, economici, che sono stati costruiti dalla modernità, sembrano non funzionare più. Con la conseguenza che appunto la violenza tende a debordare, tende a sconfinare rispetto a questi dispositivi. Io credo che tutto ciò significhi senz'altro che ci troviamo di fronte a forme anche estreme di violenza che affiorano, si rendono visibili, si manifestano materialmente laddove non ce lo aspettiamo. Credo che tutto questo significhi che è in via di costituzione una nuova distribuzione spaziale e temporale, oltre che sociale, della violenza. Credo però che non sia particolarmente utile leggere la crisi di questi dispositivi di immunizzazione e neutralizzazione della violenza esclusivamente nei termini della proliferazione di condizioni eccezionali, lo stato d'eccezione permanente, per riprendere un tema che
molti, insomma, a partire da Giorgio Agamben, negli ultimi anni hanno proposto come essenziale per capire criticamente il presente. Se dobbiamo essere attenti appunto ad analizzare questi momenti di insorgenza della violenza anche estrema, se dobbiamo cartografare queste nuove distribuzioni spaziali, temporali e sociali della violenza, dobbiamo anche cercare di affinare lo sguardo per cogliere nuovi dispositivi di neutralizzazione della violenza, di governo della violenza in via di formazione. Questa non è necessariamente, come dire, una virata ottimistica del mio discorso, nella misura in cui ormai creduto che lo Stato di diritto fosse costituito da un insieme di dispositivi capaci appunto di neutralizzare una volta per tutte la violenza. Ho sempre pensato che lo Stato di diritto fosse in parte questo, ma contemporaneamente giocasse un ruolo fondamentale nella riproduzione di forme specifiche, in particolare di quella che prima con Baribarro ho chiamato violenza oggettiva e strutturale. Questo credo che sia un pochino lo sguardo che dobbiamo avere rispetto alla violenza dal punto di vista della crisi di tutti i dispositivi che l'hanno contenuta nella modernità. Salto un punto su cui magari torno dopo. Dico ancora due cose molto rapidamente, che sono poi appunto le cose che diceva Leo prima, magari dette con altri termini. Ho fatto molto rapidamente riferimento in modo critico a questi discorsi che sono ampiamente circolanti nel pensiero critico contemporaneo, sull'ubiquità dell'eccezione. Ecco, sono discorsi che molto spesso assumono tonalità apocalittiche, come se in fondo non vi fosse salvezza dall'azione di un potere che ha tratti, per così dire, totalitari. Io penso che questo sia un rischio che è implicito anche nella scelta di assumere come oggetto specifico di riflessione, di pensiero, di analisi, proprio la violenza. La violenza è un tema che è molto rischioso. Chi si concentra sulla violenza rischia di subirne l'incantesimo, di subire, per così dire, l'incantesimo dello sguardo sbarrato della testa alla gorgone del potere, per citare Hans Kelsen, peraltro un grande giurista del Novecento. Rischia di subire questo incantesimo e rischia di essenzializzare la violenza, rischia di incardinare la violenza all'interno di una dimensione antropologica, nel senso di attinente alla natura umana, di cui si finisce per rimanere prigionieri. È un rischio che non vale soltanto per la filosofia, vale anche per le analisi dei riot di Londra di quest'estate o di quello che è successo a Roma il 15 di ottobre. Se ci fissiamo sulla violenza, rischiamo di subirne l'incantesimo. Allora, fissarsi sulla violenza, il tipo di sguardo che rivolgiamo sulla violenza che rivolgiamo alla, evidentemente, molto importante. Già prima suggerivo appunto una serie di distinzioni
che non sono certo distinzioni nuove, che dovrebbero anzi essere moltiplicate. Però c'è un problema di genere, evidentemente. In questo libro lo sguardo sulla violenza è uno sguardo esclusivamente maschile, nel senso banale che tutti gli autori sono maschi, ma anche nel senso che, stavo per dirlo, poi ho evitato, ma anche nel senso... Ma anche nel senso che effettivamente non c'è un confronto significativo con riflessioni femminili sulla violenza, laddove il problema a questo punto non è il fatto che sia una donna a riflettere, il fatto è una donna che riflette a partire dalla dimensione di genere della violenza. E credo che da questo punto di vista molte donne abbiano scritto riflessioni femminili sulla violenza di grande importanza negli ultimi anni, di grande importanza perché ci aiutano proprio a sfuggire all'infantesimo della violenza, nella misura in cui ci riportano continuamente, penso, per fare l'esempio proprio più vicino a noi e in fondo più banale perché è molto noto, a Judith Butler, ai lavori di Judith Butler sulla violenza etica, sulla violenza etica, che sono lavori che ci portano a spostare il nostro sguardo continuamente dall'esercizio della materialità della violenza alle dimensioni simboliche molteplici in cui la violenza si scompone, per riportarci poi a quella materialità. Poi c'è un sacco di problemi rispetto a quello che Judith Butler ha scritto sulla violenza etica, di cui possiamo anche discutere. Mi pare però che questa attitudine alla scomposizione della violenza sia un contributo estremamente prezioso che ci viene da diverse tradizioni di pensiero femminista, penso a Audre Lorde, per citare un'autrice meno nota di Butler, una grande femminista afroamericana, che riprendendo riflessioni di altre donne nere statunitensi, ci aiuta proprio ad andare nella stessa direzione della scomposizione dell'oggetto violenza e d'altro canto anche della assunzione di una consapevolezza radicale di quanto la violenza sia in fondo costitutiva della stessa soggettività. Non è certo una cosa nuova, ma in molte riflessioni appunto femministe degli ultimi decenni io trovo effettivamente dei contributi piuttosto originali.